cozza perché sono mettere antiproiettile questi sì è antisfondamento però insomma, ci vuole il coraggio all'ora del mattino. Restano ancora i segni sulle vetrate contro le quali alcuni vandali nelle ultime notti si sono accaniti. Un doppio raid vandalico nel cuore del centro storico di San Sepolcro, Valtiberina, Aretina. Nel mirino dei malviventi sono infatti finiti un bar ed una pizzeria che si trovano in via 20 Settembre. Non so se ci hanno voluto prendere di mira noi oppure una cosa casuale o i soliti vandali. Nel cuore della notte i vandali si sono accaniti, probabilmente a martellate o picconate contro le vetrate antisfondamento, oggi evidentemente lesionate. E si pensa un altro vandale con una bravata, il ragazzo forse che era su di giri e con qualcosa che ha trovato, non so, un pezzo di ferro oppure poteva avere qualcosa che non so. Non mi sembra un sasso, ma è proprio una mazzata, una martellata, insomma qualcosa del genere. Probabilmente si è trattato di una bravata e non un tentativo di furto, ma restano comunque i danni e le spese delle quali i titolari si dovranno far carico per le riparazioni. Siamo in pieno centro, le telecamere non funzionano e dicono che ora le attiveranno, speriamo al più presto, perché potrebbero servire insomma. Resta l'amarezza oggi, immagino. Direi proprio di sì.